Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Il 23enne ucciso a Roma, uno dei killer confessa: volevamo vedere che effetto fa. Migranti, vertice UE Turchia, Ankara chiede più aiuti. A Verona uccide la moglie, accoltella il figlio autistico e poi tenta il suicidio. Volevamo uccidere qualcuno solo per vedere che effetto fa. Confessione shock di Manuel Fofo al PM Francesco Scavo in relazione all'omicidio di Luca Varani, avvenuto a Roma nel corso di un festino a base di droga e alcol. Fofo, preso dal rimorso, ha raccontato tutto ai carabinieri. È stato proprio lui a condurre gli investigatori sul luogo del delitto. Il suo complice, Marco Prato, si era rifugiato in un albergo dove ha tentato il suicidio ingerendo barbiturici. Ora è a Regina Coeli. Al vertice di Bruxelles, la Turchia avrebbe chiesto più aiuti in cambio della sua collaborazione a bloccare il flusso di migranti verso l'Europa, richiesta che rischierebbe di far fallire il summit sull'emergenza immigrati. In particolare, Ankara avrebbe chiesto un aumento dei fondi già concordati con l'Unione Europea, un accesso più rapido ai visti Schengen per i cittadini turchi ed un'accelerazione del suo processo di adesione all'Unione Europea. Tragedia a Verona, dove un uomo ha accoltellato la moglie di 64 anni e il figlio affetto da autismo, poi ha tentato il suicidio. La donna è morta, il figlio e l'uomo sono in gravi condizioni. Da una prima ricostruzione, l'uomo, da tempo depresso, avrebbe agito in preda alla disperazione legata alla malattia della moglie, colpita da un ictus, e alla disabilità del figlio. Giorno di guerra al confine tra Tunisia e Libia, almeno 26 le vittime degli scontri iniziati all'alba tra l'esercito tunisino e miliziani dell'ISIS infiltratisi nel paese dalla vicina Libia. Tra i morti ci sono anche civili, almeno 7, diversi militari, tra le vittime anche un ragazzo di 12 anni, 6 jihadisti feriti sono stati catturati. I violenti combattimenti sono andati avanti per ore dopo che i miliziani hanno dato l'assalto a basi militari vicine a Ben Guerdane, ultima città sul confine libico. Dopo il maltempo del weekend, altri peggioramenti attendono la penisola, almeno fino a giovedì, il tutto con un clima freddo da fine inverno. Una serie di perturbazioni avvolgeranno ancora la nostra penisola, portando piogge e nevicate sparse. Un miglioramento è previsto solo nel weekend, grazie all'alta pressione delle Azzorre. In equilibrio fino al traguardo, incita così il suo allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che su Twitter dice la sua sulla corsa al titolo con i bianconeri e più 3 sul Napoli a 10 giornate al termine. Il bravo ciclista non leva le mani dal manubrio né quando vede la vittoria di tappa né quella del giro, afferma ancora l'allenatore.